Ciao a tutte e a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi voglio registrarvi un video che sul mio canale è stato uno dei primi che ha avuto comunque numeri alti e so che vi piace perché me lo richiedete sempre, ma stavo aspettando che mi arrivassero le cover e da qui, ma tanto c'era già il titolo. Avrete capito di cosa parliamo oggi, cioè le mie cover per l'iPhone 7 Plus, visto che ancora non vi avevo fatto per questo nuovo telefono. Piccola premessa, così tanto per buttarla lì. Praticamente quasi tutte le cover sono rosa perché naturalmente avendo preso finalmente il telefono rosa, rose gold, mi sono fissata che volevo anche le cover rosa. Insomma, è uno dei colori più belli che possa esistere, quindi perché no? Tra l'altro, non potrò ritrovare tutti i link delle cover che ho acquistato. Se magari nei commenti vedo che qualcuno me ne richiede una in particolare, mi ingegno in qualche modo a cercarle. Però ecco, non aspettate che io possa ritrovare link e cose, però vi dico che la maggior parte, praticamente quasi tutte, due o tre eccezioni, le ho prese da AliExpress e eBay. Quindi insomma, regoliamoci in questo modo. E iniziamo subito con quella che ho sul telefono, che è praticamente una delle più semplici ed è rosa. Allora, ve la tolgo. Praticamente questa cover è trasparente, comunque sia rosa, vedete. Ha qui intorno alla meletta tutti dei brillantini, ma non sono in rilievo, è piatta. E anche qui, vedete, ha questo effetto così. L'ho presa da eBay. Come vi dico sempre, insomma, per le cover non spendo mai più di 5 euro. Ci sono giusto, ma forse un'eccezione che è quella dell'Apple e poi basta. Quindi questa era la prima, poi vi faccio vedere quest'altra che ho preso sempre da eBay. Facciamo che prima vi faccio vedere quelle di eBay e poi di AliExpress, così ogni volta non mi ripeto. Che è fatta così, è tipo rose gold, non è proprio rosa, è proprio rose gold al buchino sulla mela. E l'unico fatto è che vedete che ha questi cosetti. Non capisco come si è rovinata, però mi è arrivata già così. Però l'effetto comunque è molto carino perché è tipo satinato. Non so, sembrava. Avete presente l'alluminio? Ecco, sembra così, però liscia. E anche questa comunque è morbida. Se avete seguito anche gli altri miei video delle cover degli altri telefoni che ho avuto, saprete che prima tendevo ad avere molto più cover 3D di quelle ciccione di silicone oppure anche rigide. Invece con questo telefono mi trovo molto meglio con le cover soltanto in silicone e non ne ho praticamente quasi nessuna effetto strambo o cose strane. Infatti un po' mi mancano, devo essere sincera. Però vabbè. Poi ho questa qui che è una delle mie preferite perché che la adoro, guardate, è rosa con tipo i glitter e ha tutti questi cuoricini specchiati argentati, sui lati è trasparente ed è sempre di silicone, però è, vedete com'è rigida? È uguale, l'ho presa anche argento per variare, questa è una di quelle che cambia dal rosa. Ho questa qui che praticamente ho visto a tutte su YouTube, su Instagram, eccetera, e mi sono ingegnata per cercarla, non la trovavo, non la trovavo. Poi sapete come vanno queste cose, quando stai per perdere la speranza. Tac, illuminazione e niente, mi è apparsa così tra i prodotti che potrebbero interessarti. Cioè, cacchio, la sto cercando da 3 mesi. Eccola qui, che poi è una cover molto semplice. Bordi, rose gold, anche qui. Poi ha questo tipo cartina, vedete che si può sfilare. Tutta glitterata, però, cioè, fa un effetto bellissimo. Non lo so, la adoro. Perché è semplice, ma non potete capire quanto brilla al sole. Cioè, adesso qua magari sembra una cacchettina. E poi, tipo, simile a questa qui, però senza lo sfondo glitter. E vedete, il bordo non è pieno, ma è a tratti. Vedete, con tutte le rifiniture rose gold e poi il resto è trasparente. Sapete quanto amo queste trasparenti e poi sono comode. Poi ho questa che vi è piaciuta tantissimo e se mi seguite su 21 Buttons trovate sempre il link qui sotto nell'info box di ogni video se volete seguirmi. Ve l'ho taggata questa qui, quindi da lì poi potete andarla ad acquistare perché questa è una di quelle che sono riuscita a ritrovare. Guardate che carina, c'era anche trasparente glitter mi pare e poi così rosa con tutti questi cuoricini, vedete, in rilievo. Questa in realtà non sembra, ma è comodissima. Poi ogni tanto vi fate così un massaggino ed è davvero bellissima. Poi ho questa che è un'altra delle mie preferite perché è proprio bella tosta. Cioè, l'ho pagata tipo forse 1,40 euro, una cavolata del genere, ma è fatta benissimo. Cioè, proprio, sapete quando prendete qualcosa e i materiali, tutto, sono proprio belli. Io che mi gaso per queste cose. È insomma la solita solfa. Glitter rosa e un po' di trasparenza qui al sole che ve lo
fatica a fare. Già guardate quanto brilla così. Infatti quasi quasi la cambio adesso. Ci metto questa sul telefono. Già guardate che figura fa. Ultima di eBay è questa qui, che in realtà è tipo di quelle ibride, sapete, che vanno incastrati pezzi, di questo colore sempre rose gold. Solo che questa cover è troppo liscia, nel senso che se la tenete in mano o la poggiate da qualche parte, qualche superficie, vi casca. Cioè, anche quando lo tenete in mano, vi ho detto tutto perché è impossibile, però è davvero troppo e quindi vi casca. E quindi è scomoda e poi prima che staccate tutti i pezzi, un casino. Quindi se siete intenzionati a comprare una cover del genere, dovete essere pazienti perché altrimenti non fa per voi. Poi passiamo a quelle di AliExpress. Questa qui è una di quelle, vedete, che si muove, che cascano i glitter. E all'interno ha tutti questi, sono cuoricini rosa, poi vabbè, è trasparente. E la cosa bella è che ha i bordi in silicone, quindi per toglierla, per metterla, non è invasiva, non state a fare mille casini. Se l'ho pagata tipo 3 euro. Poi ho questa ops, con scritto princess. Ecco, questa è una di quelle totalmente rigide, però è troppo carina, di questo rosa confetto con scritto appunto princess e la coroncina. Cosa vuoi di più della vita? Niente. E la cosa bella è che è rifinita comunque carina, perché ha i bordi trasparenti, quindi magari non fa troppo stacco col colore del telefono, che mi piace. Poi sempre per quelle rigide ho comprato questa, che appena l'ho vista ho detto non mi interessa se è rigida, in silicone, non lo so, con gli orsacchiotti, non mi interessa, io la voglio. Dun, 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 dun. Per chi non mi conosce e sta guardando questo video per la prima volta, io sono tipo ossessionata dalla Sirenetta, proprio cartone Disney, la Sirenetta, le sirene in generale, quindi questa cover non poteva che essere mine, proprio mine. E la cosa bella è che intorno a tutti i mandala sul turchese, verde acqua e il rosa, quindi insomma è molto Tumblr questa cover, lo riconosco, mi piace tantissimo. Se fosse stata in silicone tutti i giorni. Poi sempre rimanendo in tema Sirenetta, ho quest'altra cover, mi ricordo che costava sui 3 euro. Poi c'era stato, perché non so se conoscete AliExpress, ogni tanto ci sono dei momenti di sconti improvvisi, io l'avevo messa nel carrello e me la sono ritrovata a 20, sottolineo, 20 centesimi, ed è una cover in silicone, rigida, c'ha tutte le scaglie della Sirenetta e io stavo là tipo a bocca asciutta, non sapevo che fare. Logicamente l'ho presa, però sono rimasta così, cioè è davvero una cosa troppo meravigliosa. L'unico difetto, se così vogliamo dire, è che ha una patina lucida qua sopra e quindi quando si graffia si vedono tutti i graffietti. Però poi abbiamo l'ultima cover, sì, perché poi il resto sono tipo scorta infinita di protezioni per lo schermo. Io sono tipo fissata, mi è successo una volta che si è rotto lo schermo dell'iPhone, avrei voluto morire, traumatico come evento, quindi onde evitare. Compro queste, che sono quelle effetto vetro, sai, quelle un po' più rialzate, però non è che facciano proprio questa grande magia, però mettiamo le mani avanti. Ultima cover appunto è dell'Apple. In realtà sapete che ho trovato un'altra cover dell'Apple che mi piacerebbe troppo comprare, che sicuramente andrò a prendere prima o poi. Ecco, diciamo che per chi non conoscesse, le cover dell'Apple sono cover leggermente costose, tipo che questa costa una cosa come 45 euro. Ogni volta che lo dico e che ci penso mi viene da piangere, perché io sono una persona estremamente spendacciona, me ne rendo conto, lo ammetto tranquillamente, però anche per me pagare una cover 45 euro, sento tipo 3 battiti del mio cuore che saltano completamente. Comunque sia, ricomponiamoci. Questa è la cover, io l'ho presa a colore tipo color carne, comunque no, è molto molto carina. Queste qui poi sono estremamente comode, sono insomma fatte bene, di silicone morbidissimo, l'interno è tipo vellutato così che non ti si graffia, rovina il telefono, hanno un bel costo. Poi vi stavo dicendo, ne ho trovata una di cover sul sito, vabbè, sull'applicazione dell'Apple. Quanto può essere bella, che io la vedevo a un sacco di persone, dico ma chissà di che marca è, dove l'hanno presa, e poi stavo facendo così un giro sull'applicazione dell'Apple e ho visto che era dell'Apple questa cover. Ci sono rimasta male sempre quando ho letto il prezzo, però dettagli. Custodia Evo Gem, che è questa qui, tipo effetto
tutto, non crepato, tipo vetro un po' strano. Insomma, troppo troppo carina. Naturalmente, se mai la prenderò rosa. E sì, insomma, sono molto combattuta. Poi vedremo magari in un prossimo update delle mie cover come sarà andata a finire la storia, se l'avrò comprato oppure no. Quindi questo era tutto per il video, il ritorno del video delle cover. Spero tanto vi sia piaciuto. Se invece volete vedere anche il What's on My iPhone che ho girato molto recentemente, ve lo linko nella scheda info. Io vi mando un bacione immenso, se vi è piaciuto il video thumbs up e iscrivetevi, mi raccomando, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!